tutti voi un cordiale saluto, amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con A Tempo di Atletica. Un'altra puntata, mi permetto di dire, straordinaria che stiamo realizzando, che giriamo qui dall'impianto scuola Moreno Martini di Lucca, il campo di atletica leggera. Potete vedere appunto alle mie spalle anche la pista dove, ricordo, il 19 maggio si disputerà la terza edizione del meeting internazionale Città di Lucca. Oggi abbiamo ospiti, due graditissimi ospiti. Intanto il campione italiano allievi di cross Alessandro Sant'Angelo. Buonasera Alessandro. Buonasera, buonasera a tutti. Anche se poi qui siamo in un bel pomeriggio che ci minaccia anche pioggia, e lo zio nonché tecnico, anzi il tecnico nonché zio, Massimiliano Sant'Angelo. Ciao Massimiliano. Buonasera, buonasera. Anche a te, anche a te. Allora, parleremo naturalmente di questo giovane, perché è bene sempre, no Massimiliano, parlare di una giovane promessa, certo, della nostra atletica, posso dirlo, questo lo dico io, sicuramente uno degli elementi di punta in questo momento dell'atletica leggera Virtus. Allora, tanto vedo che Alessandro giustamente porti in modo fiero ed orgoglioso questa medaglia d'oro, che è quella di Cassino. Sì. Racconto della gara, no? Sì, no, dico, ricordiamo quello che è successo a Cassino. Ah, perché, certo, no, ha vinto il campionato italiano di cross under 18 al primo anno di categoria. Sì, è stata una gara impegnativa perché mi raccontavi che il percorso anche era molto molto tecnico e molto difficile. Sì, poi era la prima volta che provavo i miei primi 5 chilometri e sono andati abbastanza bene, dai. Tu avevi un avversario, certo Borromini, che molti, io ho sentito un po' anche la registrazione anche della telecronaca. Amico. Sì, anche tuo amico, anche questo amico, è bello, sì. Perché lo sport è rivalità ma deve essere anche amicizia. Certo. È stato l'unico che fino ad un certo punto ti ha tenuto. E poi? Sì, anche un altro mio amico avversario, Omar, e fino a quasi 3,5 km eravamo insieme, però io ho cambiato passo e ho lasciato il gruppo di testa. Ecco, io ho visto le immagini, a un certo punto lui ha preso la testa, tu hai scartato di lato e gli sei andato via, tanto sì, che discesa. Poi è arrivato, sì, è in discesa. Mm. Tu no, discesa vai fortissimo anche. Sì, abbastanza, dai. No, e poi sei andato via, sono arrivati Borromini a 20 secondi e l'altro ancora sì, a più 30. Distanza. All'arrivo, ecco, sei rimasto abbastanza contenuto, non hai esultato sì, più di tanto. Cioè, non capivo cosa avevo fatto, ecco. Perché non arrivare a quella gara, il favorito, non ti dà quelle emozioni in più. Però non avevi ancora realizzato, Alessandro all'arrivo non aveva ancora realizzato, veramente, l'ha detto, quello che aveva fatto, certo. Cioè sei andato, che tu pensavi, sinceramente, non pensavi di vincere. No, non pensavo. Invece lo sport è bello per... Massimiliano, partiamo anche con te da questo, poi parliamo di tutto il resto. Tu magari avevi già un'altra convinzione per questa gara, parliamo di Cassino adesso. Ma in realtà quando eravamo a tavolino, anch'io ero... Per il favorito era sicuramente Vittore, era sicuramente Borromini. E pensavo in una bella gara, ovviamente le aspettative c'erano di fare una buona gara, una bella gara. Il percorso fin dal sabato l'abbiamo visto molto impegnativo. E lui ha avuto la freddezza, la facoltà di leggere e gestire una gara che al primo anno di categoria, con atleti comunque più navigati e su distanze più navigate, ha letto veramente molto bene la gara e si è trovato al momento giusto a fare la cosa giusta. Ecco, cos'è che vi faceva pensare un po', diciamo, in casa Sant'Angelo, che non sarebbe stato così facile vincere? La prima volta che affrontava i 5.000, il valore degli avversari, che se non sbaglio sono anche un anno più grandi di lui, no? Sì, al di là del fatto che era sicuramente al primo anno di categoria, è un'incognita, perché gli avversari li hai conosciuti quasi 2 anni prima, quindi loro sono cresciuti, te sei cresciuto, ma non c'è un incontro diretto con i tuoi rispettivi avversari, quindi è tutto sulla carta, quindi quello che vai ad affrontare diciamo non è certo, non è avversari che hai affrontato magari anche 3 mesi prima, nonostante abbia fatto qualche indoor per vedere a che punto era. Quindi sicuramente l'incognita avversari c'è sempre. Poi la seconda incognita è ovvio che Vittore veniva dalla vittoria del Campaccio, quindi era favorito, comunque aveva già fatto un europeo under 20 ed è un atleta di tutto rispetto a livello internazionale, quindi non,
ha fatto una bellissima gara, hanno fatto, loro tre sicuramente hanno fatto una gara, possiamo dirlo, fuori dal comune, sono stati veramente, veramente bravi. Ecco Massimiliano, anche il tempo, no? Perché poi è chiaro, in pista il raffronto del tempo, la pista è quella, poi su una campestre si calcola certo. Meno bene. Il tempo di Alessandro è stato sui 5 km, 15:53, l'unico a scendere sotto i 16 minuti, sì. Poi Victor Simon Borromini, Toscana Atletica, ricordiamolo, certo. È arrivato a 20 secondi e terzo, altro tuo amico, Omar Fichi della Libertas Orvieto. Ecco, considerando il percorso, ritieni che anche la prestazione cronometrica sia di Alessandro che degli altri due ragazzi sia stata già di livello o no? Sì, sì, sicuramente. Allora, premesso che in campestre non possiamo dare un valore, un giudizio sulla prestazione cronometrica, perché come sappiamo tutti è improprio dare sì, i percorsi cambiano logicamente. Diciamo che non accertato, però la distanza poteva girarsi intorno ai 5,2 km, quindi ancora molto più forte di quello che è stato il... E poi, ripeto, quindi erano anche più di 5 km. Anche più certo, di 5 km. Ma come dicevo prima, i tre ragazzi hanno proprio sono dati battaglia, hanno veramente fatto lo stesso Vittore. In salita andavano veramente forte, per chi era presente lì, insomma, hanno fatto veramente una... Si è divertito, prova. C'era sì. Tanta gente in questi due giorni sì. Della festa del cross. Senti, torna ad Alessandro. Tenere al collo una medaglia d'oro di quelle vere, perché c'è un titolo italiano assoluto nella categoria allievi. Cosa vuol dire? Il giorno dopo o due giorni dopo, quando hai ricominciato ad allenarti, quanto ti dà di morale, di stimolo? Certo, per me è come un regalo dopo aver fatto tantissimi sacrifici mesi prima con il mio allenatore e tutta la mia famiglia e... È come una premiazione di aver fatto le cose perfette al modo giusto. E quindi ti dà lo stimolo per allenarti ancora di sì, più, certo, allenarti ancora, sì. Ancora meglio. Ma com'è questa storia che ti piace tanto il cross? Fammi un po' capire. No, allora, prima di tutto perché, sai, non so come spiegartelo, però, sai, il fango e tutto, ti sporchi, mi piace tantissimo. Ah, proprio ti piace? Sì, entrare nel fango. Ti piacciono sì. Le condizioni poi climatiche. Perché sono abbastanza bravo nei percorsi abbastanza duri. Ecco, però voglio ricordare che questo signorino classe 2000, 2008, hai fatto 16 anni, vediamo se ricordo bene, il 28 gennaio, sì. Giusto? Giusto. Quindi ancora molto giovane, è uno che insomma anche in pista non va male, perché certo. Cosa è successo invece ad Ancona? Ce lo racconti te? Sì, andiamo al mese di gennaio. Sì, la settimana prima del mio compleanno ho corso il mio primo 3000 indoor ad Ancona. Era un meeting internazionale, penso, sì, ad Ancona e ho corso il 3000 in 8:29:05, che era la miglior prestazione italiana under 18. È il nuovo record italiano, sì. Che apparteneva a Francesco Ropelato, che pensate lo aveva stabilito a gennaio però dell'anno prima a Padova e 8:30:08, quindi l'hai abbassato di un secondo che, certo. Che può sembrare poco, ma però effettivamente non è neanche poco. Su questa prestazione di Ancona, che insomma, prima Ancona, poi Cassino, un inizio di 2024, possiamo dirlo, davvero scoppiettante per Alessandro e per la famiglia Sant'Angelo. Cosa dici Massimiliano? Sì, diciamo che l'idea di andare a Ancona è stata un po', come potrei dire, non era nei nostri programmi fare le indoor. Infatti lui non ha corso i campionati italiani indoor. Perché comunque la gara da preparare era il cross. Però come punto di riferimento, come dicevo prima, non avendo punti di riferimento con gli atleti più grandi, dovevamo capire a che punto stava, come si poteva svolgere anche la stessa gara di Cassino. Infatti la settimana prima abbiamo fatto una gara sempre indoor a Padova, per vedere se poi potevamo andare a correre Ancona. E Ancona devo ringraziare anche i manager che gli hanno permesso di gareggiare in questa particolare manifestazione internazionale ad Ancona, che insomma ha fatto questa bella prestazione. Ed è arrivato questo record italiano che non lo so,
se magari lascia, però è chiaro che quando si fa un programma e si punta sul cross di Cassino non è che i programmi si possono cambiare ogni due giorni, però tanto, se tanto mi dà tanto, mi fa pensare che questo tempo anche indoor, però la programmazione quando va fatta, no Massimiliano? Sì, sì, poi va rispettata. No, ma infatti era un test. Era un test specifico, diciamo così, per avere un'idea su a che punto eravamo proprio della preparazione. Quindi era quasi una gara in, diciamo, in prospettiva Cassino. Noi ci fermiamo per l'unica pausa poi di questa puntata speciale di A Tempo di Atletica. Torniamo subito dopo, perché so che in queste serate, dalle parti di Santa Croce sull'Arno, insomma, si è giustamente voluto celebrare anche il campione italiano. E poi dobbiamo parlare un po', qui dietro c'è la pista, caro Alessandro, di quello che succederà anche nella stagione all'aperto. A tra poco. Ben ritrovati, seconda parte di A Tempo di Atletica, qui dal bellissimo impianto Moreno Martini di Lucca, con il campione italiano allievi di cross Alessandro Sant'Angelo e con il suo mentore, maestro, tecnico Massimiliano. Senti, ma com'è Alessandro allenarsi con un tecnico che poi anche tuo zio, che vedi spesso, cosa cambia secondo te? Cioè, cambiano tantissime cose, anche perché avere uno zio e non una persona che conosci da pochi anni come allenatore, come gli altri i miei avversari, ti dà cose in più. Ti dà un vantaggio secondo te? Sì, secondo me sì, abbastanza. C'è questo vantaggio, Massimiliano, secondo te, per lui? Cioè, ora mi direi di sì, ovviamente. sì, allora... Non puoi dire di no. Certo. Secondo me sì, ovviamente come in tutte le cose in famiglia bisogna essere bravi a staccare la parte emotiva della famiglia con la parte, diciamo così, tecnica del tecnico, e quindi su questo aspetto qui non è semplicissimo, perché in alcuni frangenti, in alcuni momenti comunque, diciamo, proprio la parte familiare si rischia di mischiare le cose, esatto, diciamolo, si rischia, no? Di mischiare le cose, esatto. Però ci sono tanti vantaggi ulteriori, ad esempio laddove hai un problema o laddove diciamo attui una programmazione specifica, sei subito a contatto sia con i genitori che ovviamente mio fratello, ma c'è un focus completamente diverso. Cioè, vorrei fare una battuta, le scarpe a tuo fratello non le fai? No. No, vabbè, noi ci siamo capiti. Sì, ma queste sere so che ti hanno dato... Avete festeggiato Alessandro, sì. Ti hanno dato una targa, ho letto miglior tecnico del mondo, dell'universo, sì. Com'è? Sì, mi hanno fatto questa targa a sorpresa, sono molto felice. Beh, insomma, qualche merito nei successi di Alessandro li avrai pure anche te, certo, ci mancherebbe certo, altro. Sì, È più la soddisfazione da zio o da tecnico? In questo caso le due cose si mischiano. In questo caso le due cose si mischiano e poi, oltretutto, sono anche molto contento di tutti gli altri ragazzi che ho portato a Cassino, perché... Oltre a lui, questo si ricorda. Oltre a lui ho portato comunque Sebastiano Simonetti, che comunque con la staffetta è arrivato sedicesimo, ho portato Emma Puccetti, che è arrivata ventitreesima a Juniores, ha fatto una bellissima gara, ho portato Emilia Giambastiani, che con la squadra sempre Juniores è arrivata decima della Virtus Lucca, ho portato Vincenzo Grieco, che pur non correndo nella Virtus Lucca è un ex nazionale e comunque un, diciamo così, ad oggi un avversario diretto di Alessandro. Quindi segue anche altri giovani di cui speriamo di poter dare presto anche belle notizie. Poi la festa è stata, al di là della targa allo zio e tecnico, la festa è stata per te. Sì, è stata ho visto che proprio ti hanno voluto festeggiare, ma giustamente. A sorpresa però. Te l'hanno fatta a sorpresa, sì, te l'aspettavo. Non me l'aspettavo. C'è lo zampino di pizzo, no? Sempre, quello sempre. No, ricordiamo, Fabio, possiamo dirlo che è colui che comunque ha fatto da trade union affinché tu, che sei di Santa Croce sull'Arno, tu arrivassi qui alla Virtus. E lui di questo so che va non fiero, di più. Di più, certo, mi chiama quasi tutti i giorni. lo so. Senti, è stata una bella soddisfazione anche. Sì, quella, abbastanza. Senti, ma di questa pista qui dietro cosa mi dici? Adesso ci sarà, credo, poi ne parliamo anche con lo zio, la stagione all'aperto, no? Sì, correrò qua al meeting di Lucca. Beh, il 19 maggio, la prima il 19 volta, maggio per te. Giusto? Sì, 19 maggio, okay. Domenica 19. Sì, sì. Se non cambia la data, ma credo di no. Certo. 19 maggio. No. Sarà la prima volta per te. Sì. Però su una pista dove ti allenerai, possiamo dirlo, anche tra poco, se il tempo ci concederà. Piove. Cioè, se non piove, sì. È vero? Certo. Come la trovi questa pista proprio a livello? No, anche il colore. Ah, vabbè, il colore non so se si addice con i tuoi capelli, no? È vero che ti chiamano, come ti chiamano? Carotino? Carotino, sì. Carotino. Il mio paese sì.
Beh, i capelli rossi in questo momento nello sport italiano vanno molto di moda, no? Vedi, però in un'altra disciplina, Yannick Sinner. Sì. Invece so che, parlando di atletica, chi è il tuo punto di riferimento? Me lo puoi... È Jacob Ingebrigtsen. E allora noi ti abbiamo chiamato, lo sai, il piccolo Ingebrigtsen con grandi... Il paragone è un po' grosso al momento, quindi ci giochiamo un po' però. Senti, la stagione all'aperto, che distanze farai quest'anno? 1500 e 3000. Che poi credo anche in prospettiva sono le tue distanze, no? Sì, certo, sì. Solo per questi anni allievo, solo da allievo, perché poi da juniores comincerò a fare anche 5000 e 10000. Quindi ti proietterai anche su distanze più lunghe, ovviamente, quando lo potrai fare. Massimiliano, la voce del tecnico che dice sulla stagione all'aperto e sulle distanze che dovrà affrontare, al di là della bella ribalta quando gareggerà qui, tra l'altro sarà il suo primo 3000, quindi vedremo anche che tempo riuscirà a fare. No, ha già detto tutto lui, quindi... Chiedo dal tecnico le sue distanze, sì, anche in prospettiva, quali sono secondo te? Sì, sì, è ovvio che la crescita dovrà essere graduale, è una cosa, è il giovanile, è una cosa, è l'assoluto, e quindi sì, idealmente l'idea è quella lì, comunque, di andare, di crescere su quelle distanze là. Continuerà a fare 1500-3000 almeno per quest'anno e il prossimo anno, farà anche qualche cosa da... probabilmente di più veloce, qualche cosa di diverso. Più veloce cosa intendi? Anche, tipo sugli 800? Anche qualche 800, sì. Qualcosa, questo perché? Sì, la crescita dell'atleta deve essere comunque a 360 gradi. Non è che ci fermiamo e puntiamo esclusivamente su un aspetto. Cerco di leggere tra le righe, perché magari quando più avanti troverà avversari ancora più forti, avere lo spunto negli ultimi 100, 150, 200 metri poi ti può servire? Certo, ma non è soltanto questo, è proprio la crescita dell'atleta. L'atleta deve essere sicuramente... Il cross, ad esempio, è un buon palcoscenico per diciamo così, allenare certe caratteristiche. Una buona palestra. Sì, sì, ma proprio in funzione anche di quello che sarà il futuro. Quindi al di là che lui è abbastanza... Quindi il cross continuerà a farlo almeno per ora, servirà. No, quello sempre, durante tutti... Anche perché vedo che insomma, si può fare indipendentemente. No, ma è sicuramente una parte fondamentale della programmazione, e quello non lo togliamo. Però altre cose che non sono state fatte per acciacchi, malanni o cose particolari, perché comunque sembra che vada sempre tutto bene, liscio, ma non è così, e quindi comunque le prospettive sono diverse. Senti Alessandro, so che sei in partenza, fra poche ore mi dicono che... Dove vai? Ad allenare. No, ma non qui, dico domani. Domani certo. Mercoledì. No, adesso lo so che vai ad allenare. A raduno nazionale, giovanile. A Tirrenia. Sì, mi hanno convocato. A Tirrenia, prima... Si tratta di un raduno, ci sono due raduni, a Formia e a Tirrenia, che poi certo, sono i due centri che si dividono le specialità. Federali per... Sì, tu sei nel mezzofondo, sei l'unico rappresentante, diciamo, delle squadre della provincia di Lucca, okay, per l'Atletica Virtus Lucca. Abbiamo anche, sempre a Tirrenia, Antonio Cannalonga, che è un ragazzo allenato, se non sbaglio, proprio da quello che era l'allenatore, anche il nipote, penso, di Cannalonga, che era l'allenatore anche di Roberto Orlando. E poi per il Pietrasanta Versilia la ricordiamo volentieri, la lanciatrice del martello, Martina Ricci, altra ragazza molto interessante. Beh, tre giorni, da mercoledì a sabato, ti fanno rientrare a casa la vigilia di Pasqua. Sì, sì, per festeggiare anche con la mia famiglia e tutto. Ma questi raduni ne hai già fatti altri in passato? No, questa è la prima volta. Beh, la prima volta. Beh, questo credo è un altro motivo, un altro punto. È un bel raduno questo qui, perché in totale credo siano un centinaio di atleti selezionati, certo, allievi e junior, i migliori, diciamo, del panorama, certo, nazionale, sì, sì, no sì, Massimiliano? Sì, sì, ma infatti sono proprio i migliori in questo momento in Italia, ed è una bellissima cosa essere stati selezionati. Beh, insomma, con i risultati che ha fatto e sta facendo, credo che non certo, potessero sì, non prenderlo in considerazione. Sì, sì, no? Cosa... Senti, ma glielo chiediamo qualcosa della scuola, perché quando l'abbiamo chiesto a tuo fratello e agli altri due birbanti che erano in studio, ha avuto un picco d'ascolti quella trasmissione lì, clamorosa. Allora, mi rispondi come si chiamava il tuo amico, quello che era con il tuo fratello? C'era Guccione e Yabstra. Yabstra, sì, non mi rispondi. La scuola è importante. Io faccio il calzaturiero moda. Beh, Santa Croce sull'Arno, ci mancherebbe, certo, altro. Zona di pelle.
Quindi quando avrò bisogno di chiederti qualche consiglio posso venire tranquillamente. Da mio padre. Ah, più di tuo padre. Da mio padre. Come andiamo a scuola? Bene, sì. Sì, si sta migliorando. Quanti giorni ti alleni? Quante volte ti alleni? 5-6 volte. 5-6 volte vuol dire già, eh? Ma non sono troppe, no Massimiliano? No, 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 ancora... Anche perché i carichi di lavoro penso siano equiparati a quella che è la sua età. Certo, certo. Momentaneamente siamo ancora a un livello medio-basso di allenamenti. Quindi dopo si rimarrà sugli stessi giorni, ma un po' alla volta si alzeranno, sì. Si aumenteranno i carichi. Penso di sì. Va bene, dai, siamo in chiusura. Alessandro, goditi questa medaglia d'oro, goditi il raduno azzurro a Tirrenia, goditi una buona Pasqua. Massimiliano, mille. Anche a te. Prima di Lucca farete qualcos'altro o sarà il debutto qui a Lucca? Probabilmente gareggeremo due weekend prima, poi ci saranno anche i campionati di società, la fase regionale dei campionati di società dove dovrà partecipare. Quindi la settimana parli proprio come qualificazione dei campionati di società o della sua categoria parli? No, per qualificazione per la... Assoluti? Assoluti. Sì. Assoluti. E beh, lì sì. Ci sono a maggio, la sede non è ancora definita, ci sono, sì, tante, esatto. Ci sono tante voci in giro, potrebbero esserci anche delle sorprese, poi vedremo. Vedremo. Va bene. Signori Sant'Angelo, grazie. Grazie. Saluto il papà, tutta la famiglia. Grazie ad Abramo Rossi che ci ha supportato per questa puntata straordinaria all'esterno di A Tempo di Atletica. L'appuntamento è sempre per martedì prossimo alle 20. Un saluto.